Ma questo pone anche un problema per la parte trionfante, visto che con la morte dell'antagonista non c'è più un perdente che possa riconoscere la vittoria. Insomma, è come se questa vittoria non fosse mai avvenuta. Così ciò che entrambe le autocoscienze comprendono in questo momento è che esse sono interdipendenti, ognuna delle due dipende dall'altra, e per poter continuare a riconoscersi reciprocamente, le due parti scelgono di entrare in un rapporto di schiavitù e dominanza, piuttosto che lottare fino alla morte.